Correo, perché siete qua? Che tipo di manifestazione è questa davanti al Parlamento? Perché mi sembra chiaro che, come tutti stanno ricordando, c'è una grande assenza da parte delle istituzioni europee su quella che è una tragedia che ormai ci investe ogni giorno. Quello che stiamo facendo è riempire la piazza di barchette, così per ricordare che il tema delle stragi, perché di quando si tratta nel Mediterraneo, è un tema centrale, dovrebbe essere al primo posto per nelle politiche dell'Unione Europea. Ci sarà un summit straordinario giovedì, cosa vi aspettate come europarlamentari, cosa chiederete, diciamo? Ci aspettiamo che venga fatto quello che doveva essere fatto già da anni, cioè che tutti gli stati si rendano conto che non si può lasciare l'emergenza soltanto a chi si trova al confine e che si prendano misure appunto congiunte. Serve appunto un'azione congiunta, perlomeno riprendere le operazioni di Search and Rescue che sono state abbandonate con la fine dell'operazione Mare Nostrum, se no assisteremo ad una continua strage per tutto il periodo estivo, con l'arrivo della bella stagione. Quali sono i paesi più ostili a un'apertura delle frontiere, a un controllo anche da parte di tutta l'Unione Europea delle frontiere? Diciamo che storicamente ancora non siamo riusciti ad avere un'unione politica, quindi l'ostilità viene dal fatto che i paesi tendono a proteggere la loro sovranità e i loro interessi. L'Italia si trova appunto in una situazione di confine, il canale di Sicilia sta diventando praticamente un Mar Rosso, e quello che si dovrebbe fare è mettere da parte quelle che sono le caratteristiche e gli interessi dei singoli stati e vedere appunto ai confini a delle tragedie umanitarie come quelle che si stanno verificando ogni giorno in maniera congiunta. Quelli sono i confini dell'Unione Europea, non della Sicilia o dell'Italia. In Italia invece è Salvini che prende, diciamo, la parola, che i parlamentari italiani, i politici italiani cosa dovrebbero fare e rispondere agli attacchi? Salvini è un controsenso vivente, perché lui è stato eletto come europarlamentare, io sono in commissione libera, lui non l'ho mai visto venire a fare una proposta, quindi se viene pagato per fare l'europarlamentare non si capisce perché fa l'opinionista televisivo, cioè per quanto mi riguarda lui fa la stessa cosa che fa Sgarbi o Mughini, perché fa l'opinionista, il politico non fa, perché noi qua non l'abbiamo mai visto fare una proposta sensata. Quindi qua in Europa che cosa chiedete all'Italia e agli altri governi? Beh, chiediamo appunto che vengano, che venga rivisto innanzitutto il regolamento. La situazione andrebbe vista su tre punti di vista: combattere l'emergenza, l'unico modo per combattere l'emergenza è andare a fare Search and Rescue, appunto, quindi avere maggiori risorse e maggiori mezzi a disposizione. L'unico modo è sostegno da parte degli stati a quello che sta facendo l'Italia. Poi dovrebbero essere fatte delle politiche a medio termine, quindi andare a rivedere il regolamento di Dublino, andare a prevedere dei corridori umanitari, quindi delle vie di fuga sicure, e poi dovrebbero essere fatte delle politiche a lungo termine che riguardano la politica internazionale e quindi le condizioni di sfruttamento in cui mettiamo quegli stati da cui poi scappano appunto le persone perché vivono in condizioni di guerra o comunque in condizioni disumane, ed è normale che... Vediamo cosa succede giovedì allora. Aspettiamo giovedì, speriamo che succeda qualcosa e che non siano soltanto chiacchiere.